Ciao, sono Alessandro Giordani e benvenuto al corso di chitarra blues solista. La scala pentatonica minore deriva dalla scala minore naturale. La scala minore naturale è formata da 7 suoni. In questo caso, in tonalità di La, avremo La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Abbiamo La, quinto tasto, sesta corda, il Si al settimo tasto, il Do all'ottavo. Scendiamo corda, il Re al quinto tasto, il Mi al settimo, il Fa all'ottavo, il Sol al quinto, corda sotto. Per concludere di nuovo in La al settimo. Ovviamente ho suonato soltanto un'ottava. La scala pentatonica minore di La invece prevede soltanto 5 note. Praticamente andiamo a levare il Si e il Fa. Avremo pertanto La, Do, Re, Mi e Sol. Per concludere poi di nuovo il La. Suoniamo tutto il primo schema. Ricordiamoci che abbiamo 5 schemi pentatonici lungo tutta la tastiera. Primo schema. Andiamo nel dettaglio. La, Do, Re, Mi, Sol, di nuovo La, ottava superiore, Do, Re, Mi, Sol e La. Volendo possiamo aggiungere anche il Do. Suoniamola come esercizio sia in senso ascendente che discendente. È importante sempre utilizzare la plettrata alternata, almeno all'inizio di questo studio. Andiamo avanti. Abbiamo 5 schemi pentatonici. Adesso te li suonerò uno per uno. Non preoccuparti perché tanto li troverai nel PDF allegato. Partiamo dall'estremità destra del primo schema, che coinciderà con l'estremità sinistra del secondo. Sono praticamente concatenati uno con l'altro. Andiamo a vedere il secondo schema. Discendente. Terzo schema, partiamo al decimo tasto. Discendente. Quarto schema, dodicesimo tasto. In questo caso
può suonare sia con il secondo dito, il mignolo, oppure con il primo dito e il terzo. Ultimo schema, quinto schema. Come avrai notato, ogni schema è partito da una nota diversa della scala pentatonica. Il primo schema è partito dalla tonica, il La. Il secondo schema è partito dalla terza, il Do. Il terzo schema è partito dalla quarta, il Re. Il quarto schema è partito dalla quinta, il Mi. E il quinto schema è partito dalla settima, il Sol. Ti ricordo che nella zona alta del manico è possibile omettere il dito mignolo. Tante volte, infatti, soprattutto nel rock, si utilizza l'anulare invece che il dito mignolo. Ad esempio, se io dovessi andare a suonare il quinto schema, in questo punto potrei mettere l'anulare per comodità invece del mignolo. O anche, ad esempio, sullo schema successivo, ritorna sempre il primo, questa volta a un'ottava di distanza, a partire dal 17° tasto. In questo caso lo suonerò tutto quanto con indice anulare. Ovviamente poi prova le differenti soluzioni, sia col mignolo che con l'anulare, e decidi tu qual è la diteggiatura a te più ideale. Cosa succede però se noi andiamo a suonare alla sinistra del primo schema? Otteniamo il quinto. Questo perché gli schemi sono ciclici, immaginali come un anello. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, primo, secondo, terzo e viceversa, anche al contrario. Ovviamente, dopo il quinto, in questa tonalità, troveremo il quarto, che suoneremo con le corde a vuoto. Quindi partiremo con le corde a vuoto.